Benvenuti a Poesia Trasimeno, allora. Grazie, vedo tanti amici, tante persone nuove. Questa è stata una sfida che insieme con Gianluca Bertoni in questo progetto che abbiamo portato avanti insieme, volevamo in qualche modo dare lustro alla poesia. Vicino al Trasimeno, perché per noi il Trasimeno è poesia esso stesso, il Genius Loci, dove sì, molte persone che sono passate qui a partire dal Grand Tour, ma anche successivamente, hanno preso ispirazione e hanno declinato i loro versi, ma così i loro versi anche attraverso la fotografia. Quindi questo significa, quest'idea, l'anno zero, edizione zero, per noi anche tarare qualcosa, ma partire da delle basi ben precise. Un'altra iniziativa che con Marco ci siamo proposti, stiamo vivendo un momento secondo me molto particolare, in particolare io per i giovani. C'è un dato molto preoccupante, che è quello legato al fatto che un ragazzo su quattro ha rischio di depressione. Allora, perché dico questo è un progetto zero? Perché noi vogliamo portare la creatività nella scuola, nelle scuole, perché siamo sicuri che la poesia, le arti, la comunicazione sia forse uno degli strumenti che possa aiutare questi ragazzi. Sento salire un'estrema preghiera, sento allungarsi le ombre di sera, il tuo corpo bianco si è fatto a loro, il sogno disperso in polvere d'oro. Ti vedo nel gesto di uno scultore, per sempre tu resterai la ragione per cui all'eterno rinuncerei. Io, lacrimando sopra il legno, le sue foglie come un segno di un amore mai sfiorato, ti porto sulla testa e vado fiero, che di te sono sicuro, sarò sempre innamorato. Io, lacrimando sopra il legno, le sue foglie come un segno di un amore mai sfiorato, ti porto sulla testa e vado fiero, che di te sono sicuro, sarò sempre innamorato. Gentili amiche e amici che ci seguite da casa, un caro saluto al vostro Marco Paretti e Alessandro Mastrini che cura questo servizio. Ci troviamo a Città della Pieve, esattamente nella bellissima rocca medievale, dove è nato Poesia Trasimeno. Quest'oggi si parlerà di poesia con la declamazione delle poetesse e poeti nell'ambito anche scolastico. Andiamo a sentire che cosa ci raccontano. Della poesia, un ragazzo di 25 anni che si avvicina alla poesia è un po' una rarità. Come mai? Nella mia storia personale, diciamo, io ho sempre amato scrivere e a un certo punto ho capito che le cose che venivano fuori, diciamo, dal mio diario banalmente potevano somigliare a delle poesie. E inizialmente mi sono buttato in dei locali in cui si facevano serate di lettura ad alta voce di poesie e da lì mi è presa, insomma, la passione, ho continuato e poi anche con aiuto di amici, insomma, ho provato a mettere insieme un libro che poi, grazie alla Bertone Editore, è stato pubblicato. Bene, dove sei orientato con la poesia? Diciamo, come contenuti sono molto legato al viaggio, perché molte poesie mi vengono fuori mentre mi muovo, mentre sono in treno, mentre sono in un autobus, e poi anche alla teatralità, perché il teatro è, diciamo, forse prima della poesia è stata una grande passione che ho incominciato a coltivare, e quindi, diciamo, cerco anche di mettere un po' di teatralità sia per quanto riguarda la musicalità della poesia all'interno dei miei testi. Ivana Donati, presidente dell'associazione Fulgineamente, questa associazione energica come la sua presidente, che partecipa a Poesia Trasimeno, dove ha portato alcuni dei suoi lettori, ma anche poeti e poetesse, dove in modo particolare ha
messo in evidenza la bontà e lo spessore della loro penna. Sì, perché come tu sai il premio Fulgini Amente, oltre ad essere un premio e quindi a premiare un vincitore, ha lo scopo di far conoscere i candidati ai probabili lettori, a eventuali lettori, farli conoscere fra di loro e farli girare un po' per l'Umbria. E la casa editrice Bertoni ci ha dato un'ottima opportunità di venire qui a Città della Pieve e noi abbiamo potuto inserire in questa bellissima iniziativa i nostri candidati. Ne avremo tanti altri eventi in tutta l'Umbria che si succederanno fino al 31 agosto e quindi avremo ancora modo di incontrarci, di brindare insieme alla fine della presentazione, appunto di conoscerci e far conoscere questi scrittori, poeti e narratori. Le poesia e giovani, in che modo possono andare meglio d'accordo, essere più sintonici rispetto a oggi? Esatto, questa è una domanda che ci facciamo spesso, me la faccio sia come insegnante sia che come promotrice della lettura, perché come tu sai l'associazione Fulgini Amente promuove la lettura nelle scuole da 25 anni e abbiamo una grande difficoltà a promuovere i libri di poesia, a promuovere poeti che possano incontrare gli studenti. Gli insegnanti non hanno mai scelto in 25 anni un libro di poesia e un poeta da incontrare. Mentre io credo, sento, ho la percezione che i giovani amano molto la poesia, amano scriverla e amano leggerla, ma secondo me avrebbero bisogno di incontrare autori un pochino più vicini alla loro sensibilità, pur amando e pur rispettando i classici, Leopardi ed altri autori che si studiano a scuola. Io credo che sia questo il segreto per avvicinarli alla poesia. Qual è l'importanza oggi della poesia anche rispetto al mondo giovanile? Guardi, una misura esatta dell'importanza della poesia non gliela so dare. Mi viene da dire però che la poesia ha il merito di creare ponti, ponti tra le persone, ponti tra le generazioni e come raccontavo prima, ai ragazzi vanno dati degli strumenti perché la poesia è un genere letterario, è una macchina delicata che non funziona spingendola e basta, è una macchina che va conosciuta, che va avviata e quindi dando gli strumenti ai ragazzi, i ragazzi capiscono la poesia e la poesia ha il pregio di passare naturalmente il primo approdo del testo poetico è il cervello perché dobbiamo capire, però poi va direttamente al cuore e lo incide. Per questa via possiamo anche sperare che renda minimamente migliore il mondo, grazie all'opera di coloro che dalla poesia sono stati toccati. Che cosa significa fare dei versi e trasmettere all'altro? Nei suoi versi che cosa vuol rappresentare? Allora, io scrivo per piacere, però è anche un'esigenza la mia. Un'esigenza che quando avverto, devo subito operare, fare, scrivere. E quando io ho scritto la poesia, io sto meglio. Quindi è un'urgenza, una necessità della mia anima, quello di scrivere. Tra poesia e racconti, perché lei fa anche dei racconti, ci sono delle differenze. E per lei è la stessa sensazione, scrivere un racconto o scrivere una poesia? No, non proprio, cioè anche perché il racconto mi impegna molto di più, tanto è vero che sto scrivendo un racconto biografico storico, cioè è la mia storia però innestata anche nel sociale e siccome mi prende parecchi anni, praticamente io con la pandemia ho scritto tante poesie e ho bloccato il racconto. Perché il racconto è veramente tutta un'altra cosa, racconto perché è bello, perché ci aiuta a conoscere anche il passato, anche i sentimenti delle persone del passato, quindi ho visto che nei miei racconti di narrativa sono molto piaciuti, no? Come le poesie d'altra parte, però sono due cose completamente diverse. Oggi lei come poetessa scrivere dei versi, che cosa significa? Scrivere dei versi è entrare in contatto e avvicinarsi alle persone, o meglio creare negli altri una sorta di identificazione, in modo tale che le vicende della nostra vita
siano condivise da altre persone che dall'altra parte provano gli stessi travagli del vivere nostro. E quando scrive ha un riferimento particolare, e l'altra cosa, se secondo lei sulle sue parole i giovani possono essere attratti? Allora, ho un riferimento particolare perché io credo che i poeti, come qualunque scrittore, abbiano un compito importantissimo oggi, che è quello di denunciare le violenze, i soprusi, di alzare la testa e dire no quando tutti piegano il capo dall'altra parte. Non a caso la mia raccolta poetica si intitola Il coraggio delle idee. Lei crede che i suoi versi poetici possano arrivare ai cuori e agli animi dei giovani? Credo proprio di sì, perché utilizzo una comunicazione molto attuale, quindi anche perché poi ho un riscontro nei giovani che mi seguono, perché gestisco una pagina, un salotto poetico letterario che si chiama La ritmica dell'anima, e la pagina è seguita molto dai giovani. Qual è il sentimento quando lei legge delle poesie o scrive delle poesie, e soprattutto verso il mondo dei giovani qual è il riferimento poetico? Allora, quando leggo le poesie di altri, il mio sentimento è proprio quello della curiosità, della scoperta del cuore e dell'anima delle persone, perché penso che la poesia sia qualcosa che viene da dentro, no? E quindi che ci rappresenta, per cui mi piace conoscere i sentimenti degli altri e mi fa felice poterli capire, per cui quando poi presento degli autori, dei poeti o delle poetesse e loro mi dicono sì, hai colto la mia anima, questo mi fa veramente felice. Quando le scrivo è una questione molto personale, scrivo da tantissimi anni e spesso la poesia mi salva la vita. Ecco. Per quanto riguarda i giovani, io sono un'insegnante di scuola dell'infanzia e spesso faccio poesia con i miei bambini, progetti di poesia alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria, ho fatto degli incontri anche ai ragazzi del liceo, sono una formatrice di Caviar Dage, metodo Tina Festa, che è la ricerca della poesia nei testi scritti da altri, la poesia nascosta nei testi scritti da altri, quindi la poesia fa parte della mia vita e penso che bisognerebbe nella scuola insegnarla sin da quando i bambini hanno 3 anni, perché loro la capiscono meglio di noi. I ragazzi che lei segue, o gli interlocutori, come accolgono la poesia? Allora, tutti la accolgono con le braccia aperte, perché anche i più scettici o quelli che hanno magari quell'aspetto da super uomini o super donne, che in quel momento la poesia non mi interessa, non è per me, poi scoprono che la poesia fa parte della vita ed è veramente spesso un salvagente, è il modo personale di mettersi nel mondo, di aprirsi al mondo, e quindi è sempre una meraviglia fare poesia.